dei libri, Torrita di Siena. Siamo già con il primo autore, ospite del nostro salotto, del nostro spazio della Val di Chiana, Marco Fusi. Marco Fusi è appartenente a una branca dell'autorialità abbastanza particolare, perché è un vignettista. Lui presenta ufficialmente il calcio 2.0, però ha una carriera abbastanza corposa, insomma, sì, in questo ambito. Ecco, raccontaci un po' la tua esperienza in questo settore. Io sono già al 10° libro, dopo il 12 ti danno un omaggio, sai che si usa questa. E sono un umorista vignettista, scrivo anche, però le cose corte, perché la mia ortografia è peggio di un extracomunitario appena arrivato con i gommoni. Questa è una bella battuta, però per dire che non me la cavo bene con l'italiano. Per cui cerco di fare cose brevi, divertenti. E parto come vignettista, poi mi sono trovato anche che piace anche come scrivo, e quindi cerco di fare le cose. Spesso le faccio anche con gli altri. Infatti il calcio 2.0 ha anche delle vignette di Alfio Leozza e di Biagio Panzani, che è un giovane ragazzo giovane che ha fatto le caricature. Questo libro è quello che presenteremo. La cosa divertente è che mi sono rimaste le due copie, quindi probabilmente presenteremo il non libro, come c'è l'isola che non c'è, ci sarà anche il non libro. L'altro è politicamente Fusi, invece questo è tutto mio, è di satira, e quindi c'è dentro anche Renzi, perché è un libro che è uscito, tutti e due sono usciti nel 2015, a dicembre 2015, quindi è abbastanza recente, quindi sono anche battute su un 5 stelle, è molto divertente, politicamente Fusi perché il mio nome dice tutto, già il gioco di parole. E l'altro invece, che è il terz'ultimo che ho fatto, è del 2014 credo, ed è molto divertente perché è a favore dei fumatori. Io mi sono detto, c'è un periodo che i fumatori non potevano fumare in casa, non potevano fumare negli uffici pubblici, tra poco devono farli fumare anche allo stadio, al massimo se segnavano potevano farne un di festeggiamento. Allora ho detto, bisogna fare qualcosa per questi poveri cristi. E allora ho fatto tutte battute a favore dei fumatori. Ce n'è una sola contro. Infatti dovevo mettere la registrazione. Trovate quella che non c'entra niente. Perché è contro? Perché dice, c'è chi riesce a smettere di colpo di fumare. Si chiama infarto. Però questa è l'unica contro. Ironia graffiante, ironia anche nera qua e là. E comunque è un... Questo tipo di umorismo, questo tipo di comicità è storicamente rilevante, appartiene alla storia della comicità sin dai tempi dei classici latini, anche greci per esempio. Ecco, secondo te attualmente, proprio adesso, come se la sta vivendo la satira? Questo, come la vivi tu, come vivi questo mestiere? Ma diciamo che la satira ultimamente ha meno presa, cioè io ho una... Sono 30 anni che ho iniziato, quindi ho conosciuto i tempi del male, diciamo, anche se non ci ho collaborato, perché un giorno andai, con la mia solita fortuna, un giorno andai a Roma al giornale e chiedendo del direttore, e il direttore era a Milano, cioè dico, loro fai apposta, e io sono di Milano, quindi e non sono riuscito neanche a fargli vedere i miei disegni. Comunque la satira una volta era molto importante e colpiva, soprattutto era graffiante, ma soprattutto lasciava il segno, cioè la gente si incazzava, i politici si incazzavano. Adesso gli fai un regalo, te lo incorniciano, se gli fai la vignetta contro. Cioè ha perso perché un po' ci siamo abituati. Noi prima ci indignavamo perché venivamo dal dopoguerra, dove c'erano stati anche dei buoni politici, anche della buona politica, fino a, diciamo, tutti gli anni 60, 70. Poi ci ho cominciato veramente adesso, siamo abituati a tutto, no? Quindi colpisce di meno. E gli spazi sono anche ridotti. Infatti ci sono i paesi come in Francia che hanno Canard de Chien e hanno quello famoso perché c'è stata la strage, Charlie Hebdo, che anche lì c'è stato un grosso dibattito tra di noi, tra quello che è giusto, le vignette che sono giuste da fare e quelle che sarebbero da censurare. Ecco. C'è chi dice che la satira deve essere libera a tutti i costi, io dico no, un limite c'è e il limite è del buon gusto, però non tutti la sanno applicare, quindi c'è una grossa discussione. Però diciamo, all'estero ci sono i giornali di satira che durano da 100 anni, cioè in Inghilterra c'è, mi pare, non ricordo più, Punch, mi pare. Insomma,
noi non riusciamo a avere dei giovani statistici che durano più di 5-10 anni. Quando facciamo i 15 anni di un giornale festeggiamo, c'è botte, champagne, perché purtroppo in Italia è quasi una moda. Quindi c'è un momento che esce, è di moda la satira, allora c'è fermento, poi dopo si richiude tutto. È strano, perché noi siamo un paese più, forse più umoristico che esista, più satirico che esista, anche come politica abbiamo una cosa che fa più ridere di tutti. Però abbiamo i giornali di satira che durano poco, non si capisce. Ringraziamo Marco Fusi, vi ricordo che lui è presente a Borgo dei Libri con Il Calcio 2.0. Ecco, ho detto Festina Lente Editore, per chi potesse, può anche ordinarlo. Festina Lente Editore, esatto. Consigliatissimo. Insomma. Esatto. Se l'ordinate, le spese sono a carico dell'editore, vengo io a casa vostra a mangiare anche a cena come gli architetti una volta. No, ci tenevo a ricordarti anche dell'iniziativa che ci sarà il 24 giugno a Marciano della Chiana, che nell'ambito della saga delle sagre ci sarà una mostra di vignette sulla bicicletta, perché si corre una specie di eroica, e ci saremo io e altri colleghi, 10 colleghi, a disegnare gratuitamente e fare ritratti e vignette gratis per chiunque li chieda. Quindi sarà una cosa carina, divertente, sabato 24 giugno e anche domenica mattina 25. Allora ci vediamo presto. Vi aspetto. Grazie mille. Grazie a voi. A Borgo dei Libri, Torrita di Siena, anche Gianni Monico. È uscito da pochissimi mesi con I Vermi Odiano il Gin per Tra le Righe Libri Edizioni. Tra le Righe è una casa editrice che solitamente si è occupata di saggistica storica e da pochissimo, perché questo è il numero uno, mi diceva giusto appunto Gianni Monico poc'anzi, è la prima pubblicazione di una collana di noir. Come si inserisce un libro del genere in una traiettoria editoriale come quella di Tra le Righe? Ma Tra le Righe cura anche, cioè il direttore editoriale di Tra le Righe cura anche Garfagnana in Giallo, che è una manifestazione che si tiene appunto in questa zona della Lucchesia, che però richiama a livello più che regionale, direi anche nazionale, chiama tanti autori già da qualche anno. Per cui da parte della casa editrice c'è un'attenzione verso situazioni intriganti tipo appunto il giallo, e da adesso, da quest'anno, anche noir. Io conoscevo Andrea Giannasi, che è il direttore di Tra le Righe, perché una quindicina d'anni fa aveva già pubblicato con un'altra casa editrice 2000 libri, per cui sono al terzo e niente. Adesso si stanno aggiungendo già altri autori, perché sono stato il primo da febbraio, però siamo già al terzo autore proprio in questi giorni. Se si osserva il risvolto posteriore di copertina, cito le altre pubblicazioni, cioè Gli alberi in fuga e Scostati amore e sudicio, sì, pubblicati da Prospettiva. Appunto, quello che dicevo prima. E se si va avanti si legge nella bio che tu sei diplomato all'Accademia di Brera. Sì. Quindi la domanda è più o meno spontanea, cioè come l'hai vissuto il passaggio dall'arte visiva alla comunicazione visuale alla prosa scritta? Ma io ho sempre avuto un grandissimo interesse per la letteratura, anche quando facevo il pittore, quando mi occupavo di immagini, perché poi ho fatto anche un po' di fotografia a livello professionale, eccetera, eccetera. Quello che mi importava è poter sempre avere una grande libertà d'azione anche nei miei dipinti. Cioè, non mi piaceva la commissione vera e propria, mi piaceva poter sfogare quello che era la mia fantasia. Ecco, se c'è un genere, a mio parere, che possa darti questa libertà totale, è il noir, perché proprio il noir non ti pone limiti. È cinico, puoi decidere della vita e della morte di chiunque senza dovere poi rendere conto alla fine, come ad esempio accade nel giallo, dove il colpevole deve essere quasi sempre scoperto pubblicamente e punito. Nel noir no. Guarda, tu non hai questi obblighi, hai una grandissima libertà, e poi c'è un'altra cosa, nel noir c'è quasi sempre una buona dose di ironia, perché questi personaggi sono sempre un po' incredibili, sono sempre sopra le righe, eccetera, eccetera. Ecco, questa ironia a me piaceva tantissimo, sia nella pittura, quando potevo trasmetterla, sia adesso nei libri. I Vermi Odiano il Gin è una, alla fine è una raccolta di tre racconti, mi dicevi. Sì. Se tu dovessi
anticiparci senza rivelarci nulla, cosa... No, non si può. Non si può. Ecco, penalizzarlo, potrei dirti il colpevole immediatamente. No, nel noir i colpi di scena si susseguono. Certamente è il modo di scrivere, anche perché è il modo di scrivere il mio, come vedi il libro non è molto grande, molto incalzante, incalza continuamente il lettore e lo spinge a leggere la riga dopo. Cosa accade? Lo scopriremo solo leggendo. Gianni Monico, i vermi odiano il gin, a Borgo dei Libri Torrita. Grazie mille. Grazie a te Tommaso, grazie. A Borgo dei Libri Torrita di Siena c'è anche Daniel, nome d'arte di Daniela Lotti di Colle Valdelsa, quindi un'autrice che possiamo definire locale, sì, entro la provincia. E anche la casa editrice. E anche la casa editrice, la Tipografia Senese, pubblica L'orologio e l'incantesimo del tempo, una fiaba senza età. Ecco, parlacene un po', come sei arrivata a scrivere questa cosa e che percorso hai fatto dal punto di vista proprio della scrittura. Questa praticamente è una fiaba che ho scritto purtroppo, diciamo sì, partendo da un evento che comunque ha segnato anche a livello nazionale la vita di diverse persone, è il terremoto di Amatrice. È una fiaba praticamente si ispira appunto al terremoto, una fiaba giustamente rivista e corretta, perché una fiaba rivolta soprattutto ai bambini è una fiaba senza età, per grandi e per piccini, però essendo una fiaba rivolta a bambini è rivista e corretta dal magico mondo della fantasia, perché non poteva essere altrimenti. All'interno di questa fiaba ci sono diversi personaggi, tra cui c'è la maestra Clotilde, Don Tirchiotto, che sarebbe Babbo Natale, il sindaco Verde Campi è Sergio Pirozzi, perché giustamente è Amatrice, rivista e corretta. E questa pubblicazione si inserisce all'interno di un progetto più ampio. Questa fiaba è nata come libro e poi da subito è diventata un progetto molto importante. Infatti ci sta seguendo anche il MIUR, il Ministero, e il 23 di febbraio siamo stati appunto al Ministero, siamo stati a Pasqua e ho incontrato il sindaco Sergio Pirozzi, poi giovedì scorso ho incontrato anche la dottoressa Pitoni e praticamente il progetto è quello di portare all'interno delle scuole la fiaba e quindi tutto quello che la fiaba racconta. Essendo una versione rivista e corretta del terremoto, quindi i bambini affrontano l'argomento in maniera più leggera, è una cosa molto più soft, più tranquilla. Ecco, la domanda che ti faccio mi nasce un po' ascoltando queste tue parole. Ti chiedo perché, qual è stata l'urgenza che ha mosso la scrittura di una fiaba in relazione a un evento così tragico? Qual è l'utilità e la funzione della fiaba in questo senso? Allora, ti dico subito che la prima cosa che è nata, perché io sono una poeta, quindi la prima cosa è nata la poesia. La poesia è sensazione pura, emozioni allo stato puro, quindi quello che ho sentito al momento che ho visto tutte le varie immagini, soprattutto l'immagine dell'orologio, della torre, perché poi Dorothy sarebbe l'orologio della torre civica di Amatrice. Poi, dopo che ho buttato fuori le mie emozioni attraverso la poesia, non so come spiegartelo, perché giustamente sono cose che nascono dentro, però mi è venuto di scrivere un qualcosa che fosse utile ai bambini, perché lo vedo come detto uno strumento per far superare magari anche delle paure, perché effettivamente, visto che già è stato presentato in delle scuole, i bambini si approcciano al terremoto in maniera più tranquilla, perché lo vedono in maniera fantastica, quindi alcuni addirittura hanno detto, i genitori hanno detto che leggendo il libro hanno anche superato in qualche maniera la paura del terremoto, perché hanno trovato una soluzione. È fantastica come soluzione, però hanno trovato una soluzione, quindi è un qualcosa che secondo me poteva in qualche maniera aiutare. Poi da che cosa nasce l'ispirazione è difficile dirlo, però io considero che questo libro l'ho scritto in un pomeriggio,
poi l'ho rivisto e ricorretto, però in un pomeriggio ho scritto tutto e il titolo è l'ultima cosa che ho scritto. Furore creativo. Grazie Daniel. Grazie a voi. Anche lei presente a Borgo dei Libri di Torrita. Grazie mille. Grazie mille, grazie. Borgo dei Libri, Torrita di Siena, siamo con ben due autori, entrambi editi da Betti, casa editrice senese, due libri, uno dei quali è estremamente radicato nella cultura e nella storia della città di Siena. Siamo con Luigi Bicchi, autore di Il gioco dei nomi, con tagline Le indagini del maresciallo Casati, e con Marina Berti, che insieme a Marcello Vanni ha scritto una autofiction biopic su Ettore Bastianini intitolata Egli ci fu rapito. Iniziamo da Luigi Bicchi, a cui chiedo sinteticamente la genesi di Il gioco dei nomi. Dunque, allora, intanto c'è un antefatto. Questo è il terzo episodio della serie del maresciallo Casati, che è un senese. Senese che è trapiantato a Murlo, nella stazione dei Carabinieri, in questo caso dopo due indagini, in una situazione complessa a Firenze, viene mandato a Firenze per svolgere un'indagine veramente complicata, molto complicata. C'è una lettera anonima e siamo in un ambiente di nomini e profondamente quattrinai, e che non guasta. Quindi Firenze, nomini, quattrinai, bisogna stare attenti. Quindi chiamano lui e lui va. Poi ci sarà, come tutti i giorni, succede, qualcuno muore. Il gioco dei nomi perché è il delitto della camera chiusa, cioè uno muore da solo in una stanza. Il palazzo è chiuso, ci sono cinque persone, chi è? Punto di domanda. Il gioco dei nomi è in qualche modo una quintessenza del genere del giallo, sì, e del noir, e appunto proprio per questo ti chiedo qual è stata la tua urgenza, anche proprio nel tuo percorso di autore. Qual è stata la tua urgenza che ti ha portato a scrivere gialli, a scrivere noir? Ma non lo so, per raccontare tante storie in cui il giallo è solo una scusa. Cioè, diceva Alberto Savigno nel 1940-41 sulla stampa di Torino, che in un'epoca molto nervosa, molto poco attenta a ciò che succede, nel 1941 c'era pure la guerra, ecco, Forse la letteratura gialla, la chiamava così, infatti all'epoca era questo il titolo dovuto al colore della copertina dei gialli Mondadori. Ecco, in un'epoca a questo modo il giallo poteva consentire di parlare anche d'altro. Infatti qui si parte dalle leggi razziali del 1938 che improvvisamente ritornano in una Firenze caldissima, eccetera, ritornano fuori. Riesce fuori la storia di una vecchissima famiglia. E quindi, siccome per me quella è una parte di storia che noi abbiamo molto tranquillamente accantonato e della quale non parliamo più, parlo della storia dal 38 al 43, perché dal 43 in poi abbiamo ben presente cosa è successo. Ma come siamo arrivati al 38 e come poi siamo arrivati al 43, noi l'abbiamo messo in un cassetto e penso che un popolo che nasconde la propria storia non è messo bene. Ecco, allora, è un modo per benissimo. Invece, sempre per rimanere nel contesto senese, e se non sbaglio anche dal punto di vista cronologico siamo negli stessi anni, o indicativamente? Un po' dopo. Però c'è Egli ci fu rapito, Marina Berti insieme a Marcello Vanni. Egli ci fu rapito, e qui la tagline parla abbastanza chiaro, è abbastanza esplicita. Viaggio nella breve vita di Ettore Bastianini e nella sua Siena. Sembra a tutti gli effetti una biografia, però è una autofiction, è una biografia romanzata. Innanzitutto ti chiedo chi era Ettore Bastianini. Allora, Ettore Bastianini storicamente era un baritono ed è stato il capitano della Pantera. E è un senese doc
ed era figlio di Annenne. È un senese che muore giovanissimo, ha un successo enorme in tutto il mondo, canta in tutti i teatri del mondo, dal Giappone al Metropolitan di New York. A 45 anni muore di tumore alla gola perché piuttosto che smettere di cantare preferisce affrontare direttamente la morte. Perché una autofiction? Perché io mi sono innamorata attraverso le parole di Marcello Vanni della figura di Ettore Bastianini, e che è stato capace di portare veramente la musica senese fuori di Siena, fuori dall'Italia. E questo e mi sembrava che l'omaggio dovesse essere, facciamo in modo che più persone possibile conoscano Bastianini, e questo poteva passare solo attraverso il romanzo, non la biografia, perché una biografia la leggono gli esperti e il romanzo la leggono tutti. Quindi una faccio una piccola correzione a me che l'ho tirata in ballo, più che autofiction diciamo è biofiction, perché autofiction sarebbe un'autobiografia, biofiction è una biografia fiction. E quindi Marina Berti e Marcello Vanni, e gli fu rapito. Domanda tecnica, le quattro mani come si sono disposte nella scrittura? Allora, io avevo già scritto un altro romanzo, Marcello Vanni, essendo il nipote di Gianni Vanni che ha scoperto Ettore Bastianini, mi ha messo nella condizione di conoscere le storie direttamente di Ettore, mi ha portato sia la sua esperienza proprio diretta di persona che aveva conosciuto Ettore, mi ha presentato persone che conoscevano Ettore, addirittura proprio la fidanzata storica di Ettore, che tra l'altro quando abbiamo fatto la presentazione è venuta a Siena, da Sirmione, lei sta a Sirmione, che è la città dove è morto Ettore Bastianini, quindi ho avuto modo di avere tutte queste informazioni attraverso Marcello Vanni, che si sedeva a mio fianco e parlava e mi scriveva. Nella scuderia Betti, casa editrice senese, Luigi Bicchi e Marina Berti a Borgo dei Libri 2017, Autorità di Siena. Grazie mille per la vostra partecipazione nel nostro salotto. Posso dire solo una cosa? Questi due libri hanno una caratteristica che li rende gemelli. Il fatto è che sono usciti quasi insieme, una settimana di distanza. E la seconda cosa è che tutti e due i libri non c'è una storia sola, sono le storie che si intreccia sia nel maresciallo che nella, come ha detto Dio Picche, Dio Ficcio. Sono cose critica, spicciola critica. Grazie mille agli entrambi e buona permanenza, insomma. Grazie. Borgo dei Libri, Torrita di Siena, finalmente abbiamo un'autrice di Torrita, esatto. Di Siena, che presenta Quadretti del Trasimeno con vista, edito da Core Book, una casa editrice che si occupa solitamente di multimedia e che nel tuo caso diciamo ha ripiegato, tra virgolette, ma in senso estremamente positivo, sulla prosa. Nella quarta di copertina, Fiammetta Sabba Serrai scrive che questo romanzo è una quasi guida. In che senso? Perché? Spiegacelo. Perché? Perché parlando del Trasimeno, in realtà io sono riuscita a descrivere, a menzionare un po' tutti i borghi di questo lago. E quindi, ecco, sicuramente chi è del posto riconosce dei posti, si riconosce in delle descrizioni, ma indubbiamente per una persona che non conosce il Trasimeno può essere uno spunto interessante per visitarlo, perché trova sicuramente tanti tanti riferimenti. È un giallo, giusto? È una storia, diciamo un romanzo giallo, quindi come in tutti i gialli ci sarà un morto, in questo caso è una figura femminile, ora non vorrei dire troppe cose, comunque ecco. E ci sono tanti personaggi che si muovono in questa storia, abbastanza intrecciata, in cui io racconto l'amore degli stranieri e delle persone che vengono da fuori per l'Italia, in questo caso in particolare l'amore per l'Umbria e per il lago Trasimeno.
Core Book, dicevamo, è una casa editrice che si occupa di multimedia e di arti grafiche e che appunto ha approfittato della tua collaborazione per editare e pubblicare un romanzo giallo. Come è avvenuta questo processo, allora, e la tua partecipazione a questo progetto editoriale? Questo dettaglio è anche molto divertente per certi versi, perché in realtà io avevo partecipato ad una riunione in cui ci si proponeva di fare una mostra fotografica sul Trasimeno, ed era una mostra aperta anche ovviamente a fotografi dilettanti, questo giustificava la mia presenza. E si immaginavano, c'era appunto presente l'editore, perché si prospettava di fare un catalogo, come si conviene un po' in tutte le mostre, e si immaginava di accompagnare queste fotografie magari da poesie, da testi, era una sorta così di incontro in cui buttare giù delle idee per vedere come procedere. E allora io in modo scherzoso, diciamo così, ho detto: ma se volete vi scrivo un giallo ambientato al Trasimeno per promuovere questo territorio. In realtà poi è andata così, perché lui mi ha preso in parola e io ho scritto il giallo in brevissimo tempo, tra l'altro, per iniziare questa promozione, che al momento era fatta sul portale I Light My Lake, che è appunto gestito da Core Book. Raffaella Micheli presenta Quadretti del Trasimeno con vista a Borgo dei Libri nella sua Torrita di Siena. Quindi grazie mille della tua partecipazione. Borgo dei Libri, Torrita di Siena, Borgo dei Libri 2017, c'è anche Simone Signorini. Porta, sembra quasi un compito in classe, in realtà no, è molto più corposo, è molto più strutturato. È un romanzo che si intitola La materia del libraio. Simone Signorini è nato a Perugia e umbro. Sì. E, qual è stata l'urgenza, qual è stata la spinta creativa che ti ha portato a raccontare, scrivere, elaborare questa storia? Dunque, devo dire che questo è il mio secondo libro, e il primo libro è stato un lavoro molto impegnativo che è durato oltre 10 anni. E la genesi dell'altro libro, scusa che parto da quest'altro libro, la genesi dell'altro libro era assolutamente libera, cioè non aveva velleità comunicative ma solo espressive. E quindi alla fine di quel lavoro così lungo sentivo proprio la necessità di invece cimentarmi con qualcosa che fosse molto più comunicativo, molto più semplice, più scorrevole. E tra l'altro per me è stata una novità, perché non ho mai scritto in vita mia prima di questo libro pensando ad aver pensando a un lettore ipotetico, insomma. Invece poi alla fine il risultato è stato positivo, è stata una bellissima esperienza. In questa vicenda il protagonista è un libraio che vive nei dintorni di Perugia, ma che poi si confronta con una vicenda, possiamo chiamarla fantasy, labilmente fantasiosa, comunque che ha a che fare con la metafisica. Sì. Tu in passato sei stato anche libraio. Sì. Sei umbro, e quindi quanto tasso di autobiografia c'è? È una domanda abbastanza banale, però le risposte non lo sono mai. Quanto tasso di autobiografia c'è, e come questo si interseca con tutta la trama legata alla fantasia del romanzesco? Sì, diciamo che ci sono due piani di scrittura che alla fine io spero arrivino a coincidere. Uno è sicuramente di natura autobiografica e ha a che fare con uno spassionato amore per i libri, perché senza una passione non è un lavoro che si può fare, e anche con la verità dei personaggi, nel senso che io, dovendo pensare, inventare dei personaggi, ho preferito prendere tout court proprio personaggi reali che avevano già di per sé le caratteristiche di personaggi da romanzo. E
Poi ovviamente c'è la storia, che è un'invenzione, quindi lì si esce dall'autobiografismo, si entra in un altro campo, ma io credo che comunque questi due piani, quello più reale o realistico e quello invece più misterico, metafisico, alla fine, come dire, si accordino bene e si intersechino abbastanza bene. Simone Signorini, La materia del libraio, per Francesco Tozzuolo, editore, a Borgo dei Libri di Torrita di Siena. Grazie mille per la partecipazione. Grazie mille. Borgo dei Libri 2017, Torrita di Siena, abbiamo un altro autore che viene dalla scuderia Tra le righe libri e nella stessa collana che già abbiamo conosciuto di Noir. Il problema è uno, è che mentre nell'altro caso il Noir era programmatico in qualche modo all'inizio della stesura, qui c'è un confronto con la letteratura di genere un po' più complesso. Ciro Pinto, autore di Il passero e l'imperatore, qui presente, grazie per essere con noi, come sei arrivato e come ti confronti in qualità di autore con la letteratura di genere e con il noir? Ok, grazie a voi innanzitutto di ospitarmi qui. Niente, diciamo che nel romanzo in particolare, la questione del libro, l'approccio è stato abbastanza complesso, perché io avevo un'amica che ha una villa a Capri molto bella, tra l'altro storica, è una villa dove sono stati ospitati Axelmund, Krupp e tutti i personaggi inizio del secolo scorso che vivevano a Capri, tutta la modalità caprese. Questa villa poi ora appartiene a questa amica, alla sua famiglia, quindi visitandola lo spunto è stato rileggere alcuni testi che parlavano di quei tempi e quindi lì ho colto che in pratica il fil rouge di questi romanzi era la bellezza. Io volevo scrivere una cosa sulla bellezza, siccome io non scrivo di romanzi in genere, diciamo che nei miei romanzi c'è sempre qualcosa che va scoperto alla fine, che è anche un artificio narrativo perché consente di catturare l'attenzione del lettore e portarlo fino alla fine con l'aspettativa di scoprire qualcosa di misterioso che aleggia in tutte le righe. Ma non ho mai scritto romanzi di genere e qui nel mettermi a scrivere Il passero e l'imperatore ho cominciato a parlare di bellezza, di una donna particolarmente bella e degli istinti che può suscitare, da quelli più sani, dall'ammirazione, l'innamoramento, il desiderio, all'istinto invece più malsano del possesso, della bramosia del possesso, della sopraffazione. Però mi accorgevo che questa trama diventava un po' quelle riviste patinate, no? Tutto molto bello, uno stile un po' sdolcinato e non mi piaceva. È lì che ho capito che forse se avessi dato delle ombre a questa bellezza, se l'avessi ombreggiato come si fa nel disegno, forse avrebbe preso un maggiore spessore. E quindi sono arrivato a questo. Nel romanzo in genere, ripeto, quello che mi avvicina, il mio primo romanzo si chiama Il problema di Vana, è uscito nel 2012 ed è stato definito un po' ha vinto dei premi, è stato definito un thriller romantico, perché anche lì c'è un mistero da scoprire, ma è l'unica cosa che mi avvicina un po' al thriller, al giallo, al noir. Perché sennò ti sei mosso in altri anni. Sì, diciamo che ho fatto un libro sull'olocausto, che gli occhiali Sara, un libro sulla vecchiaia e la malattia, che come Corrice al mare, ho fatto Sabbo che parla di homeless, della vita degli artisti di strada, quindi temi più complessi, dove comunque mi piace mescolare il mistero, quindi anche Sabbo per esempio è una sorta di giallo, anche se non lo è fino in fondo. Qui l'abbiamo inserito in noir perché Giannasi è un editore che ha molto spessore nella sua pubblicazione. In genere lui cerca sempre storie che rappresentino, come dice lui, delle pietre d'acqua, no? Dell'umanità. Quindi lui fa molta storia, fa molta saggistica. Quindi una collana noir fatta da lui sicuramente poteva essere e poteva comprendere dei temi più universali. Nel risvolto della quarta di copertina si legge che è dal 2011 che ti dedichi alla scrittura. La prima opera l'hai citata tu, è Il problema di Vana del 2012. Nel mezzo immagino ci sia stato un percorso, quindi cosa ti ha portato a scrivere, soprattutto scrivere di questi temi?
Ma io vengo dal mondo dei numeri, sono un ex manager di una società tra l'altro toscana, con partnership francese che è fin domestica. E quindi ho vissuto prima 2 anni e poi 9 anni a Firenze, perché la mia famiglia viveva, mia moglie e mio figlio vivevano a Napoli, io chiaramente ci tornavo in weekend. Quindi ho vissuto molto l'ambiente dei numeri, ho sempre avuto un'attitudine per le dottrine umanistiche. E appena poi, quando mio figlio si è trasferito a Milano per un master, mia moglie era a Napoli e io ero diventato una sorta di testa di ponte tra Milano e Napoli, sembravamo la strada del sole, allora io ho deciso che dovevo lasciare, avendo l'opportunità di lasciare l'ho fatto, e improvvisamente è uscito fuori questa attitudine, questo desiderio che non avevo mai coltivato prima, non ho mai scritto quasi niente, ne ho scritto pochissimo, e ho cominciato a scrivere. In questi 6 anni avevo scritto poesie, racconti, ho partecipato al concorso, ho pubblicato con questo 5 romanzi, e il confronto con la scrittura inizialmente è stato completamente naturale, molto, molto open, molto istintivo, quindi mettere dentro tutto quello che avevo dentro, con le suggestioni, ovviamente cercando di dare alla narrazione uno stile, una tecnica che siano apprezzabili, però è stato, diciamo, molto spontaneo. È chiaro che crescendo, come tutte le cose della vita, crescendo anche alla mia età si può crescere nella scrittura, è chiaro che si ha la voglia di comunicare in maniera più sofisticata, più complessa, ma sempre nell'ambito che rimanga una comunicazione, diciamo, nei due sensi, che non basta scrivere un libro e che qualcuno ti legga, ma soprattutto che qualcuno può anche non apprezzare quello che hai scritto, ma che lo capisco quantomeno sia per lui un oggetto di riflessione. Ciro Pinto, ricordo anche che per i romanzi che ha scritto, con questo siamo al quinto, ha vinto anche il premio Nabokov del 2014 ed è stato finalista al premio Carver, quindi già i nomi che sono legati a questi premi danno un'autorità particolare alla sua scrittura. A Borgo dei Libri 2017 con Il Passero e l'Imperatore per Tra le righe libri. Grazie mille per la partecipazione. Borgo dei Libri 2017, continuano gli incontri con gli autori, le nostre clip. Siamo con Emiliano Bianchi, senese, che ha scritto per Antipodes Edizioni Lo sguardo oltre la finestra. Il titolo già riecheggia un po' Hitchcock in qualche modo, è un thriller. Un è un thriller ed è il tuo primo, sì, il tuo primo, primo romanzo, lavoro, il tuo primo lavoro, sì, in generale lavoro, sì. Ed ecco, allora parlacene un po', come sei arrivato a, come hai condotto questa vicenda, come l'hai costruita e che processo c'è stato dietro l'aspetto compositivo. Allora, l'ho definito lavoro perché è stato un vero e proprio lavoro, nel senso che è un'opera abbastanza complessa e quindi è stato anche abbastanza faticoso buttarla giù. Per quanto riguarda l'incipit, diciamo così, chiamiamolo così, della storia, in realtà non c'è stato nessun incipit, se non un, sembrerà strano a dirsi, però il personaggio mi è venuto a trovare, è stato lui che è venuto a trovare me, mi è venuto a trovare, l'ho visto, e una domenica sera, fra l'altro ero anche con delle persone, i miei genitori erano venuti a trovarmi a casa, e con mia moglie, con le mie figlie, stavamo chiacchierando tranquillamente, e ho visto, non è una vera e propria visione, però non so come definirlo, ho visto questo ragazzo, era un po' di giorni che mi riecheggiava nella testa, l'ho visto che era seduto sostanzialmente in un marciapiede con un chiodo nero, un giubbotto, una maglietta bianca, un bel ragazzo, e non so come mai, ma in qualche modo probabilmente mi chiedeva aiuto, mi chiedeva di fargli fare qualcosa, ecco, sostanzialmente. Quindi passa il tram e dentro a questo tram poi succedono un po' di cose che sconvolgeranno la sua esistenza, ma non sconvolgeranno soltanto la sua esistenza, ma sconvolgerà anche l'esistenza di molte altre persone che ruotano attorno e che lui avrà il piacere o il dispiacere di incontrare. E quindi l'idea è nata da quello. Chiaramente non c'è poi, c'è stato un processo che è stato abbastanza lungo nel tempo e che comunque è stato costruito volta per volta. L'idea in sé, e quindi come magari il classico scrittore che ha un'idea in mente e che poi la sviluppa,
la sviluppa per come crede, verso quella direzione. In questo caso non c'è stato, perché c'è stata soltanto questa, sostanzialmente questa visione, e poi si è sviluppata nel corso del tempo, volta per volta, cercavo di fargli fare quello che ritenevo più opportuno, nella maniera che ritenevo più opportuno. È il tuo primo lavoro ed è un thriller, quindi, e questa è un po' la liaison che lega tutti gli autori presenti a questo festival. Perché hai sentito l'urgenza di scrivere un thriller? Io penso, e me lo spiego con un po', è dovuto sicuramente anche alla professione che svolgo, sono avvocato, e quindi probabilmente anche il contatto con certi tipi di realtà, diciamo, per me rappresenta, il fatto di scrivere rappresenta molto probabilmente anche una valvola di sfogo rispetto a quella che è la quotidianità e quello che è il lavoro che svolgo tutti i giorni. E quindi penso che sì, che dentro al romanzo ci sia molto, molto della mia professione, il fatto per esempio della, quella che io chiamo la banalizzazione della condanna, cioè la condanna che sostanzialmente nel momento in cui si arriva al termine di un processo, l'opinione pubblica e anche le stesse istituzioni non fanno altro che condannare, banalmente dico io, banalmente perché? Banalmente per il semplice motivo che poi la condanna è come se in qualche modo cancellasse tutto, non si va alla ricerca di quello che è il vero motivo per cui il soggetto è stato condannato, perché piuttosto perché ha compiuto una certa azione, ma si va piuttosto a condannarlo perché così si ripulisce tutto quanto, si istituzionalizza, si rinchiude, e una volta rinchiuso, una volta istituzionalizzato, il soggetto, diciamo che è come se fosse in qualche modo purificato, come se fosse in qualche modo messo da parte della società, e appunto non ci si interessa di quelle sono state le motivazioni che l'hanno spinto. Invece nel romanzo cerco di fare un viaggio anche introspettivo per quanto riguarda l'autore, il protagonista, che in qualche modo si cerca di capire i motivi per cui, per i quali, diciamo, ha un certo tipo di atteggiamento, arriva a commettere determinati tipi di azioni, perché altrimenti si banalizza tutto quanto. Se si guarda soltanto l'evento in sé diventa tutto molto banale. Invece vediamo anche quali sono i motivi che lo hanno spinto a commettere determinati tipi di azioni, insomma, azioni ovviamente da condannare. Queste e la forma del romanzo in qualche modo aiuta, viene incontro a questo. Certo. Ti serve proprio, certo, per entrare dentro i personaggi, certo, perché... e arrivare al nocciolo del delinquere, no? Sì, perché il fatto di descrivere un'azione, descrivere un evento, descrivere una serie di eventi, poi non dico che è semplice assolutamente, non so neanche se lo so fare nella maniera giusta e corretta, però comunque è un po' più fra virgolette banale, perché c'è un evento, lo descrivo e basta, mi fermo a quello. Il fatto invece di entrare nella mente del personaggio e di cercare di fargli fare determinate cose, perché derivano da un qualcosa che è una logica, cioè c'è un percorso logico che inizia con un certo evento, con un trauma in questo caso, e poi si sviluppa in tutta quella che è l'arco della psicologia del soggetto, che arriva a pensare a, diciamo, in qualche modo partorire determinati tipi di idee, che poi sfociano nell'azione del delinquere, nell'azione delittuosa. Credo che questo sia un lavoro un po' più complesso che ho voluto fare, e soprattutto un lavoro che appunto, entrando nella mente del personaggio, mi è venuta anche voglia addirittura di sottoporlo ad analisi, diciamo così, per capire sicuramente ha un delirio di onnipotenza, questo è poco ma sicuro, però volevo veramente una sfida che vorrei lanciare a qualcuno che è del mestiere, per capire se quali sono le patologie dalle quali affetto questo soggetto. Sarebbe interessante. Emiliano Bianchi, Lo sguardo oltre la finestra, Antipodes edizione, grazie mille. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto. Se mi permettete un paio di ringraziamenti, lo fanno quelli bravi, lo faccio anch'io. E no, ringraziamenti sentiti a Marta che ha organizzato l'evento e a tutta l'organizzazione, perché veramente una manifestazione degna di nota in un paese che non è neanche grandissimo, ma che comunque è riuscito a coinvolgere così tanto numero di persone. Grazie a voi. Grazie mille. Borgo dei Libri 2017 a Torrita di Siena, c'è anche Simona Polimene. Ho sbagliato subito l'accento, però Simona Polimene, con un libro che si intitola La filosofia di Rudy. Questo romanzo è particolare perché fa perno su un espediente narrativo di sveviana memoria, perché io lo ricordo usato benissimo da Italo Svevo, non che tu
No, 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 sicuramente l'ha usato meglio di me, ecco. Però è una vicenda di una famiglia, o comunque di, che riguarda esseri umani, però vista dagli occhi di un cane. Come ci sei arrivata tu a questo espediente? Allora, guarda, l'idea di far parlare gli animali nei miei libri è nata dalla mia precedente pubblicazione, Amici per Forza. Non lo so, boh, è una cosa che sinceramente... Che hai qui, giusto? Sì, che ho qui. Sinceramente è una cosa che mi facilita il discorso narrativo in quanto mi consente di utilizzare un linguaggio più semplice e diretto e quindi posso dar sfogo alla mia creatività che è abbastanza istintiva, quindi senza stare a pesare troppo le parole, a cercare il vocabolo più sofisticato per rendere la frase più, diciamo, come dire, bella, perfetta, meravigliosa, no? C'ho questa cosa abbastanza colloquiale che mi consente l'utilizzo appunto degli animali nei miei testi. E insieme, sempre per parlare di la filosofia di Rudy, insieme al testo, accanto a molte pagine, appaiono delle foto in bianco e nero. Questa scelta da cosa è stata mossa e soprattutto queste foto... Da chi sono state scattate? Certo, in che contesti? Allora, le foto sono state realizzate da Cristina Masoni, che è un'amica che svolge l'attività di fotografa per passione, e ho voluto coinvolgerla in questo mio progetto in quanto mi piaceva l'idea di poter rendere fotograficamente quello che io dicevo con le parole. Quindi abbiamo creato una sorta di fotoromanzo. Poi, considerato anche il tema trattato nel libro, il fotoromanzo è proprio l'ideale, in quanto il tema predominante è l'amore visto dal cane, sia per quanto riguarda gli umani, sia per quanto riguarda lui stesso e la sua fidanzata. E quindi niente, l'idea è nata in maniera semplice, ci siamo trovate, facciamo queste foto, abbiamo fatto una sorta di casting per trovare i cani, e ci siamo divertite tantissimo, la cosa c'era... Praticamente c'è anche sfuggita di mano perché ci hanno risposto le persone dalla Puglia, dalla Sardegna, tutte molto entusiaste di poter partecipare a questo progetto e poi alla fine abbiamo trovato ovviamente, consentitemi una battuta, un cane a chilometro zero perché cioè, il progetto è interamente insomma, realizzato con gli scarsi mezzi a nostra disposizione, quindi abbiamo trovato questo cane che abita vicino a casa mia. Adesso siamo diventati tutti amici, ci frequentiamo regolarmente e ci siamo divertiti in maniera esagerata, esponenziale, perché continuiamo a divertirci anche. Simona Polimene, La filosofia di Rudy a Borgo di Libri 2017 a Torita di Siena, grazie mille grazie della tua voi. Presenza e della tua partecipazione. Grazie. Borgo di Libri 2017 a Torita di Siena. C'è anche David Valori che ha scritto per Maria Pacini Fazzi Editore un romanzo intitolato Due Cavalieri e una Strega. In copertina sotto al titolo c'è un sottotitolo, una tagline con molto precisa che recita Avventura storico iniziatica. E la prima domanda che ti faccio è proprio legata a questa tagline. Avventura storico, ok, iniziatica che vuol dire? Iniziatica perché questo libro contiene è un'avventura, praticamente un trasferimento di personaggi da quest'epoca al 1289, dove incontrano poi personaggi storici e vivono un'avventura nella realtà storica dell'epoca. Quindi l'unico volo pindarico, per certi versi, l'unica invenzione fantastica è questo incantesimo che trasferisce questi personaggi, rievocatori storici, in pieno medioevo. E è iniziatico perché? Perché questi personaggi vivono le esperienze dell'epoca da cavaliere, quindi una serie di, per esempio, di iniziazioni, loro vengono iniziati cavalieri con il rituale esattamente descritto com'era ecco, il senso dell'iniziatico. Incontrano i cavalieri templari nelle loro magioni, quindi esattamente come vivevano, come mangiavano, come pregavano. E quindi è un po' un libro che descrive un aspetto della storia che non sempre è palese, anche nei libri più dotti, un po' più
un po' più formali, un po' più diciamo così accademici, non vengono prese in considerazione questo tipo di l'aspetto quotidiano, l'aspetto quotidiano, per esempio descrivo il modo di mangiare, i sapori, addirittura l'acqua che sta un po' di fango, la carne che è speziatissima perché ovviamente non avevano frigoriferi. Ecco, questo tipo di esperienze io cerco di farle vivere al lettore. È un espediente narrativo molto interessante, quello del viaggio nel tempo involontario. Il viaggio nel tempo involontario. Però è anche, visto che tu scendi anche a raccontare la storia nel quotidiano, nel privato dei personaggi, quindi non è un libro di storiografia che racconta i fatti, però come diceva Adorno, il romanzo racconta la storia degli uomini molto più precisamente dei documenti, proprio perché va a toccare la quotidianità e il modo di vivere delle persone. Per fare questo però c'è bisogno di un apparato storiografico importante, di una conoscenza molto precisa e di fonti chissà di quale caratura. Qual è stato il tuo metodo per scrivere questa cosa? Sono d'accordissimo. Io sono un personaggio un po' particolare, perché io ho sempre avuto una grande passione per il Medioevo. Sono un ricostruttore storico e ho, tra l'altro, un'ampia esperienza come praticante di arte marziale. Quindi non sono molti quelli che hanno questa serie di bagagli. E queste informazioni, queste nozioni, sia di carattere prettamente storico, sia di carattere anche cronologico, quindi come ricostruttore storico ho un certo bagaglio di conoscenza delle armi, di come si indossano le armi, non solo quelle museali, e tutto unito a una certa esperienza nel combattimento, nell'approccio con il combattimento. E tutti questi dati sono confluiti, mi hanno aiutato a scrivere questo libro. E in effetti in questo libro ci sono dei combattimenti, sia a cavallo, per esempio, che sono ricevuto il plauso di gente che fa veramente i tornei a cavallo. Ho detto, guarda che è veramente così, la lancia si tiene sopra l'orecchio destro se non vuoi colpire a morte, e sopra l'orecchio sinistro se vuoi colpire a morte. Io queste distinzioni le faccio. Pur non avendo mai torneato, nel senso. Nel vero senso della parola, descrivo la sensazione, per esempio, di combattere a cavallo con l'elmo che non ti permette di vedere, hai solo una piccola fessura, respiro malissimo, c'è la polvere del campo di battaglia. Ecco, io trasmetto al lettore questo tipo di esperienze, oltre che chiaramente una serie di informazioni anche un po' più fini. Una cosa che mi è stata riconosciuta da molti lettori è che questo libro va letto due volte, perché in un primo momento si legge la storia, la narrazione, le avventure di questi personaggi arrivati dal futuro, in un secondo momento come in un affresco si vede lo sfondo, tutte le informazioni che sono in realtà nascoste, e anche in questo c'è la ragione dell'avventura storico iniziati. Sì, è un il racconto, per come è posto, può essere benissimo collocato anche per eventi collaterali alle rivisitazioni storiche, ai cortei, di cui il nostro territorio è ricchissimo. Esatto, assolutamente. Anche perché parte proprio da, la vicenda parte proprio da una rievocazione storica. Parte da una rievocazione storica, i protagonisti sono dei rievocatori storici, loro si ritrovano in piena battaglia con le spade che si usano di solito spuntate senza filo per le rievocazioni storiche, quindi trovando dei paradossi storici. Esatto. David Valori, Due cavalieri e una strega, Maria Pacini Fazzi, editore, a Borgo dei Libri 2017, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi.